L'unico show che racconta barzellette sulle tasse. Cos'è questo? Un reddito. Il cantante preferito dei ricchi? Denaro. Un uomo entra in un caff. Ise! Cominciamo, sigla! Periodo di crescita economica, non ci sono più scuse per essere poveri. Rubrichette vi consiglia un metro di guadagno infallibile, perché scientificamente basato sulla matematica. Oh no! Il trading online! Cos'è? Come si fa? Ma soprattutto, perché trading e non trading? Come per tutte le cose finanziarie che non so, l'unica persona a cui posso chiedere è il papà. Servizio di segreto. Mi ha messo giù! Oh, papà non mette mai giù! Anzi, si arrabbia se non rispondo. A te capita. Ti chiamano, non riesci a rispondere. Li chiami dopo 3 secondi. Stai chiamando? Pronto? Ciao, bello! Ciao! Io ti chiamavo per una domanda tecnica. Tu sai cos'è il trading online? Sì. E riesci a spiegarmelo? È presente la borsa come funziona, no? Non tanto. Allora, ci sono dei titoli che crescono e salgono. Guardati off Wall Street. Ok. Li comprano a un prezzo più basso, li vendono a un prezzo più alto, perché nel frattempo i titoli salgono e scendono. Cioè salgono e scendono i titoli in base... In base a chi compra e chi vende, alla domanda e all'offerta. Che storia. Ci sono questi che ti chiamano, oppure li trovi anche in internet, che ti dicono fai il trading online. A me hanno chiamato una ragazza, anche molto, come si dice... Spocchiosa. Sì. Ah, ma lei non ha neanche 1.000 euro da investire. Se io ti dicessi che adesso voglio tradare online, sarei pronto secondo te? No, non sei pronto. Perché non sai niente, scusami, sai. Grazie, papi. Questa mattina com'è andata? Eri al mercatino di Bruggine? Sei andato a tradare non online? Quello è il mio mercato. Io sono un trader, era molto scarso, ho portato dei libri alla mamma e un gilet della Moncler da 20 euro. 20 euro? Ne volevo 50. Hai detto che le azioni stavano calando? Sì, ho fatto la tecnica del portafoglio vuoto solo con 20 euro. Che tecnica è, scusa? Logicamente nel portafoglio devi tenere 20 euro, no? Gli dici, guarda, non ho più soldi, di solito ti do solo questi. No, ma qua là gli dico, guarda, apro il portafoglio con 20 euro e basta. È geniale. Posso usare la tua voce in questa puntata di rubrichette? Stavi registrando, scusa. Sì, papi, ti ho detto che era per rubrichette. Scusa, quello che vuoi, tanto non ho detto bestemmie, no. Siamo a posto. Che complesso il trading online. Con mio padre è stato più facile parlare di sesso. Ma chi sono i veri esperti di trading online in Italia? Esatto, gli youtuberini! Ciao, sono Simone Rubesi. In questo video voglio farti vedere. Come mai Simone ha cambiato camicia? Ti faccio un esempio. Simone professionale con la lavagnetta. Ipotizziamo di avere un grafico dei prezzi di questo tipo. Come? Il nostro lavoro di trader è quello di acquistare possibilmente su un minimo e di rivenderlo ad un prezzo più alto. Il profitto generato. Però il profitto non ti va a venire in mente il profitterol? No. Ovvero un 50% di 10 che è il nostro prezzo di acquisto. No, io qua mi sono già perso. Ma poi perché c'è scritto trading e non c'è scritto online? È evidente che se i prezzi qui fossero scesi avremmo generato una perdita e non un guadagno. Lo dice perché lo sa, l'ha già perso tanti di quei soldi questo. Piccole perdite. Piccole perdite di liquidità. Come sono messi i Tenaledi sul mercato? Sono le uniche azioni che comprerei. Sì. La vendita allo scoperto è la vendita di un prodotto finanziario che non sia in portafoglio per ricomprarlo a una data futura. Ma La vendita di un prodotto che non sia in portafoglio. Ma quindi è come se io cagassi le mele prima di averle mangiate? Se io in questo caso ipotizzassi una discesa dei prezzi, potrei vendere e ricomprarlo in futuro ad un prezzo inferiore. Se non ce l'ha. Lui ce l'ha 15. Ma ha detto che non ce l'ha. Ma poi scusa, lo vende a 10? Ma sei scemo? Se ce l'hai già, perché lo vendi? Bravo, usalo. Non è scontato, però ci tenevo a farvelo capire. Guarda, Simone, non so se sei tu o sono io. Spero che sia tutto chiaro. Sì. Sì, Simone, chiarissimo. Inserendo i tuoi dati potrai registrarti sul nostro sito e avrai in regalo una serie di video gratuiti che ti spiegheranno una strategia di trading e successivamente te la daremo a disposizione, ce l'avrai in regalo. Ce l'avevo già in regalo.
Ciao. Ciao. Giure. Oggi tutto facile. Ma come investivano nel passato? Ecco un video del 2015. Allora, signori, buongiorno a tutti. Facciamo un video di FAQ. F-A-Q, non FAQ in inglese. Attenzione. Ah, è un comico qui. FAQ numero 1. Per avere l'ebook gratis, vincere i 60 secondi, basta l'iscrizione o ci vuole anche il versamento? Ah, ma che domanda è? Vuole già dei soldi. Vuole già dei nostri soldi? Johnny Imperator. Un'altra domanda che riguarda... Tipo si scaccola. Voi dovete guardare tutti i miei video. E se guardate questo video siete fortunati. Io mi ritengo molto fortunato. Ma prima cosa, ragazzi, dovete ottenere l'ebook o Revolution o vincere se la seconda. Perché ogni secondo che passa mi sembra sempre più una truffa. Non so se sia l'interruttore della luce o la corda della tenda dietro, ma non mi viene da fidarmi di Gianni. Se versate tramite il mio link, io sono affiliato, posso richiamare il vostro account manager e... È affiliato ma non ci dice con chi... Merdo. Cos'è che fa lui? Chiama il mio manager. Karen. Chi versa tramite di me è tutelato. Johnny, non so. Non so se verserei tramite di te. Ho sempre dato a chi lo fa la strategia vigile in 60 secondi. Vigile in 60 secondi. Volta. Farò prossimamente un video in cui farò un'operazione Revolution. Hasta la Revolution. Stai parlando della Poste Pay Revolution. Io non sto capendo niente, lo tu hai capito? Alberto, te lo spiego io. Intanto per fare trading online c'è bisogno di una lavagnetta. Per fare trading online bisogna scrivere che si sta facendo trading. È online, quindi è nel cloud. Facciamo un esempio di grafico di trading online. Possiamo acquistare qui o possiamo acquistare qui. Ma cosa? Trading. Acquisteremo le azioni di Rubrichette. Quanto costa un'azione di Rubrichette? 1000 almeno. 1000 centesimi! Che tradotti in euro sono... 1000 diviso 100? No, era 1936. Ah no, quelle erano le lire, scusa. 1000 centesimi, quanti un euro sono? 10. Se un euro sono 100 centesimi. X, quanto è 1000? 10. 10? 1 per 1000 diviso 100. Fa 10, ma... Guarda, gli zeri si annullano. Fa 11. Ma no. 1 per... 1 per 1? 1 per 1 diviso 1? 10. Ecco quando fa 0. Fa 10. Quindi noi un'azione vale 10. La vogliamo vendere a 15. Come facciamo? Chi la compra a 15 se vale 10? È questo che non riesco a capire. I rubri rubaquali. Ok. Compri, ma come fare? Bisogna mettere la sveglia per questo giorno, svegliarsi e comprare. Però nel mercato azionario la sveglia costa 15 euro a sveglia, perché è quelle che se clicchi si illumina. Quindi come fare? Noi dobbiamo comprare una sveglia a 15 euro. Tolgo un attimo qui, ma ricordatevi che stiamo sempre facendo trading online. Noi compriamo una sveglia a 15 euro. Facciamo il giovedì, che la borsa è ancora in crescita. Come mai è ancora in crescita il giovedì? La rivendo a 10 euro. Tu mi dici, ma perché la vendi a 10 euro? Perché io ce l'avevo nel portafoglio. Dice la sveglia, sì. Era una sveglia un po', quelle un po' sottili come le calcolatrici. Quindi l'ho venduta a 10 euro. Cos'è successo? Ci ho perso 5 euro. Ma dici, sei scemo allora? A volte, però questi 5 euro li ho scritti un po' male, quindi sembrano 3 e già 2 euro li abbiamo persi per strada. 3, a quel punto poi la ricompro a 15 euro e quindi alla fine abbiamo speso 18 euro per una sveglia che non ci serviva neanche, perché ad oggi è tutto nel videofonino. A cosa serve la sveglia? Ragazzi, sveglia! Quando avete finito il vostro trading online ricordatevi di chiudere il pennarello, se no si... secca! Ma quindi cosa abbiamo guadagnato da questa transazione? Una sveglia, t'ho detto. Ma l'hai pagata 3.000 euro in più. Meglio una sveglia oggi che svegliarsi freddi. No, Edo. Sì. Ora che sappiamo cos'è il trading online, siamo pronti a truffare la nostra cerchia di conoscenze. Pronto? Buongiorno, sono Patrizia del tradingonline.com. Le interessa guadagnare con trading online? Guardi, è domenica, per cortesia, non mi disturbi, non credo al trading online. Ma come mai? Non vuole guadagnare soldi? Tito! Oh, ora che sono ricco devo imparare a gestire la mia ricchezza. Potrei quasi fondare un impero! Impero a governare! Oh, siamo qui con Chiamatemi Maestà! Alberto, non serve che ti dica come mi dovrai chiamare in questa rubrichetta. Piero! No, oh, Maestà!
Come? Se io farei accedi col guest. Guest Stefani. Qual era Guest Stefani? La la la. Iniziamo! Non credo nel fato, solo nelle mie capacità. Come? Mamma mia. Ma dobbiamo scegliere che imperatore essere. Presto verrà la nostra ora. Ok. Mi voglio una femmina. Io sì, andrei. Il nostro volere, il volere della dinastia. Cosa stai dicendo, parole a caso? Ti unirai a me nel viaggio per creare un mondo prosperoso. Totalmente. Con l'unghia un po' bradipa, questo boccolo laterale. Elisabetta Canalis. Sai che ce l'ha sempre fatta Elisabetta Canalis? È andata nelle Americhe con Giorgia, adesso va in Cina a far l'imperatrice. Noi siamo lei. Perkins Muriel. Oppure Larsen Lang. Rosario Kevin. È strano. Un nome da imperatrice. Elisabetta Canalis ha un po' anche una faccia da Zia Nives. Oh, siamo qui con la imperatrice Zia Nives. Finalmente il lavoro è finito. Le stelle sono belle come sempre. Adoro che sia doppiato. I doppiatori romani sono arrivati anche qui. Non so se siano romani. Io ho riconosciuto in lei un po' di Simona Izzo. Un momento, i pianeti si stanno allineando? Si sa, Carmen di Pietro. Stanno allineando? No, ma siamo in epoca moderna. Dov'è il mio impero cinese? C'è la costellazione. C'è la costellazione del trading online. Oh, la Madonna. Ha fatto un incidente. E qui non parla più? Vado io. Aia, la mia testa fa male. Dove sono? È morto? Ero sulla strada. Ma che diavolo? Ehi, un anziano. Obiettivamente anch'io mi sorprendo quando vedo un anziano. Dove vanno in giro i vecchi col coronavirus? Cosa sta succedendo, zia Nives? Temo che il mio corpo non resisterà. Ma voi sentite, non è un po' alta la musica? Ahimè, ad ogni modo. Mi sta scappocciando. Ma è la musica che metti quando uno sta morendo? Oh, va bene. Si è trovata nel passato vestita così? Non so se ho capito tutto, È morto. Dopo 27 giorni di lutto inizia la tua incoronazione. E cosa ho fatto questi 27 giorni? Lei manco lo conosceva, che lutto è stato? Per ora sto ancora cercando la risposta. Anche se sono l'erede al trono. Zia Nives, anche noi. Io clicco per ascendere. Forse ma è gente questa? Forse la chiamata destino sta riscrivendo la storia. La tua storia come monarca inizia qui. Sì, va bene. Dirigetevi alla sala del governo per avere a che fare con esame imperiale e tassa. La corte reale è nel caos. Dovete riaffermare la vostra autorità. Cosa suggerisci? Io, il vostro umile servitore, suggerisco applicare l'esame imperiale. Sono doppiati in Albania, ci ho appena pensato. Perché dici? Senti, tu senti un esame? Senti, c'è un po' di annox. Riducete i problemi ministri. Cosa devo fare? Io sto solo cliccando dei pulsanti. Così tanti talenti hanno brillato all'esame imperiale. I tre migliori sono principe di Ming Zhu, Wen Cheng e Tuai. Secondo. Ehi. Saluti, vostra maestà. Cioè, il principe Ming Zhu, esperto in commercio. Wen Cheng con un ventaglio, ci siamo già capiti, Wen Cheng. Tuai. Cosa? Alberto, vostra maestà, il mio nome è Tuai. Cosa? Se non la smenti la chiudo qua. Porterò questa dinastia verso nuove vette. Albanese. È totalmente albanese. Ma forse è Anaoxa? Sappiamo cosa sta facendo Anaoxa in questo periodo. Quando era scappata dall'Italia, ecco dove era andata. Cina a doppiare? Lunga vita vostra maestà. Allora, io clicco su governo e clicco su tassa. Sì, mettila. Io posso solo fare quello che mi dicono loro di cliccare. Congratulazioni, ora puoi andare all'Accademia Imperiale per potenziare i ministri. Sì, hai appena creato la povertà nel tuo paese. Io avrei un po' bisogno di una pausa da questa musica. Scorta il monarca. Un minigioco, scorta il monarca. Cosa sta succedendo? Io sto solo cliccando dove mi dice di cliccare. Poi? Ho una questione urgente per voi, vostra maestà. Sai chi è questo che parla, Alberto? Tu hai. Cosa? Dimmi che cos'hai. Tu hai. Cosa? I funzionari della regione di Zhongji stanno abusando del loro potere, suscitando sdegno. Suscitando sdegno, questo è di Milano. Dobbiamo occuparci del problema in incognito. Esci, campo. Durante una spedizione in incognito scopri che alcuni ufficiali hanno percosso dei civili. Bravi! Perché fustighi i cittadini senza motivo? Fustighi. Senza pietà. Guarda la nostra imperatrice zia Nives com'è andata in missione in incognito col vestito dorato e le onge lunghe. Posso farmi le unghie da zia Nives? Perché fustighi i cittadini senza motivo? Sparisci, vai a ficcare il naso altrove. Ma forse questo non ha capito con chi sta parlando. Sta parlando con zia Nives. Battaglie dove io clicco un pulsante e vinco queste battaglie. Comunque secondo me non è così distante da come governano veramente le persone, Vero? Vostra maestà. Basta. Dimmi Zhang Tingyu. Inizia esame imperiale. La corte si sta riunendo. Ancora. E ciù. Saluti vostra maestà. È arrivato un pirata. Ci fa un pirata. Cosa devo fare? Io potenzio quello.
Mamma mia, ci sono dei ministri, Berti. Ti immagini avere dei ministri vestiti così? Immagini Bersani. Penso così. Torniamo a palazzo. Cosa devo fare? Alberto non mi dice più dove cliccare, non so cosa devo fare. Sto potenziando il ministro col ventaglio. La corte si sta riunendo. Ho riunito la corte, Berti, ma non so per cosa. Ah, possiamo mettere le tasse, sì. Tasse. Sì, di più. Oh no, ho finito. I soldi della popolazione. Imposta sul grano. La corte è congedata. E quindi? Scorta il monarca. Saluti, vostra maestà. La corte si sta riunendo. La corte è congedata. E mi congedo anch'io. Oh, che scorpacciata d'impero. Ho sempre saputo di essere imperatrice. Dalla regia mi dicono che sta arrivando un messaggio subliminale. Il trading online o l'imperialismo cinese di epoca Ming? Fatecelo sapere nei commenti di qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Boh, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per giocare assieme con il pupazzo che non si lava mai i capelli, Piero Peluche. Grazie, ciao. Sembra facciamo una review dei Tenaledi. C'è gente che lo fa. Pannolini e ti pisci addosso. Se ero Patrizia veramente del trading online, mandavo a cagare la Patrizia di trading online.